Assessore Masini, come immagina una città, quella di Roma, più camminabile? Beh, la immagino che parte dal basso, da dove si spiega ai bambini a partire dalle scuole quanto è importante camminare e quanto più bello camminare, quanto è utile camminare per il fisico e anche per la mente, perché si ragiona meglio quando si cammina. E la immagino dove vari pezzi, anche pezzi dell'amministrazione, abbiamo il sindaco che va spesso in bicicletta, ma non sarebbe male, io lo faccio spesso quando è possibile, che da un posto all'altro anche persone che ricoprono ruoli, tra virgolette, importanti lo facciano camminando, prendendo l'autobus. Pertanto la immagino con una cultura diversa, dove i parchi vengono riscoperti, dove i luoghi dell'aggregazione siano più dignitosi, e su questo credo che ci sia anche un nuovo sentire nella città, anche riappropriandosi degli spazi con Retec Roma e con tante altre iniziative. Il 12 ottobre prossimo ci sarà la Giornata Nazionale del Camminare organizzata da Federtrek. Verrà con noi? Assolutamente sì, evitando magari qualche errore del passato, perché ebbi in giunta l'altra volta la brillante idea di proporre a tutti i colleghi di partire da un luogo significativo delle proprie deleghe. Io, avendo le periferie, mi è toccato fare Quarticciolo centro 17 km, pertanto magari con meno irresponsabilità ci sarò sicuramente. No, fu una giornata stupenda, perché davvero vedere la città, io lo dicevo l'altro giorno a un convegno, fare Quarticciolo, Fori Imperiali, a piedi, passando per le periferie di cui mi occupo, vedendo tante cose che magari quando passi di corsa con la moto o con la macchina non riesci a vedere, perché insomma non è che si va chiaramente ovunque a piedi, soprattutto se si hanno le periferie, è una cosa che mi ha fatto bene, perché ho potuto vedere situazioni sia pratiche di luoghi, di infrastrutture, che di persone che altrimenti non avrei mai visto. Una cosa che davvero mi ha fatto bene e che continuo a ripetere. E pertanto ci sarò, vediamo con quale tragitto. Grazie. A voi.